Io rappresento un'associazione di commercianti di Alessandria che si è molto impegnata in ambito ambientale perché ha organizzato per vivacizzare la propria via dei mercatini biologici e dei progetti per gli studenti sui cambiamenti climatici e le sofisticazioni alimentari. Ma comunque sono commercianti quelli che, da cui l'associazione di cui faccio parte. Ho sentito prima che si parlava della solidarietà espressa dai commercianti di Arquata a questo progetto. Volevo ricordare il muratore di 58 anni che mercoledì si è dato fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate. E la CGA di Mestre ha dato un numero in 3 anni di 51 per imprenditori che si sono suicidati soltanto in Veneto per motivi insomma, di non riuscire a far fronte ai pagamenti e alle commesse. Due figlie dei genitori che si sono suicidati hanno fondato un'associazione. Un consiglio potrebbe essere per i commercianti qua in zona, ad esempio, scrivere una lettera. Rispetto a queste persone, questi progetti che portano soldi a poche persone e che non distribuiscono ricchezza oltre a devastare il territorio, a questi progetti io direi che risponde sui giornali il nostro governo ha detto che le imprese non investono e non spendono perché non possono licenziare, perché le imprese non hanno la possibilità di licenziare. Mi sembra che ci sia un modello economico che è solo sempre più a svantaggio dei cittadini e sempre meno democratico, perché quando la ricchezza si concentra in poche mani non può esserci democrazia. Infine volevo obiettare all'intervento di Balduzzi prima. Le proiezioni della NASA sui poli sono per il suo scioglimento del Polo Nord nel 2016, quindi tra 4 anni. Potete andare a cercare sul sito della NASA, queste mi sono state comunicate, io l'ho studiato facendo progetti nelle scuole. I ghiacciai stanno regredendo di 1 metro all'anno e si stima che entro nel 2050 non ci saranno più ghiacciai sotto i 3500 metri, cioè più del 50% dei ghiacciai, che significa acqua. Allora, questo modello di... il nostro presidente Napolitano, che ha aperto le strade a Monti, volta sua, ci ha detto, cioè ha firmato un decreto qualche tempo fa che ha stoppato gli incentivi alle rinnovabili che stavano trainando l'Italia. È diventata in pochi anni il primo produttore europeo in questo settore, ha reso operativo energia rinnovabile rendendoci il primo produttore europeo e creando le piccole imprese, le medie imprese italiane, 300.000 nuovi posti di lavoro. Obama si vantava sui giornali poco tempo fa. Ah, scusate, stringo. E niente, volevo dire che questo modello di sviluppo presentato questa sera, così poco democratico e così dispendioso di risorse nostre, quando le imprese vengono tassate al 58%, le piccole imprese, che sono il traino dell'Italia, quella che l'hanno costruita dopo la guerra, non è soltanto ingiusto perché è poco democratico, è ingiusto perché è folle, perché toglie lavoro a tutti. Ci sono tutte le stazioni dove la gente, gli ferrovieri scioperano perché gli stanno togliendo, ma noi dobbiamo girare, come si fa a dire che si fa il supertreno quando tolgono lavoro per usare il treno al posto delle macchine, al posto del trasporto su gomma? Cioè, mi sembra che questo, io ho cercato di dare una panoramica anche da poco remunerativa, anche dal punto di vista proprio del guadagno e del benessere di una nazione. Cioè, questi stanno buttando giù un'Italia peggio di una guerra. Grazie.